l'abilità e la maestria dei più celebri fischiatori d'Italia hanno impreziosito la 15ª edizione della Fiera degli Uccelli Canori, che si è svolta a Figline nell'ambito del Perdono, su iniziativa della Proloco e della sezione comunale di Federcaccia. Patrocinata dall'assessorato allo sport del Comune Unico, la manifestazione ha visto sfilare un gran numero di animali da cortile e volatili, premiando lo sforzo degli organizzatori. Le impressioni di Carlo Simoni e Oriano Prosperi. Ma è andato tutto bene, grazie al tempo, perché stamani eravamo preoccupati, poi invece è andato tutto bene. Le cose sono state anche di successo, di pubblico, di espositori, di tutto. Ora c'è Falconieri, l'ultimo ciliegina sulla torta, e niente, arrivederci a un altro anno. Siamo riusciti a fare la 15ª edizione della Fiera degli Uccelli Canori di Figline Valdarno, e questo è un bel traguardo, perché onestamente quando si cominciò a fare questa manifestazione io non avrei creduto ad arrivare alla 15ª edizione. Numerosi riconoscimenti per i partecipanti e i proprietari degli esemplari in mostra. Particolarmente efficace l'esibizione del gruppo colombofilo valdarnese e dei falconieri del re, che hanno conquistato la folta platea di bambini e ragazzi presenti nei giardini della Misericordia. Insomma, una giornata riuscita sotto ogni aspetto, come rileva Piero Lapi, altro promotore della fiera. E alle 4:30 ero qui a mettere tutti i cartellini ai pali, che erano 235, e a forza di fischiare le cimici sto dito non lo sento più. Ringrazio tutta la gente che ha partecipato a questa manifestazione, perché ci si dà da fare e si lavora volentieri, e se abbiamo un po' di persone che ci vengano a vedere ci abbiamo piacere.